Molte volte, svegliandomi la mattina, mi guardo intorno e osservo con amore mobili, quadri, gli oggetti portati dalle lunghe tournée fatte in questi lunghi anni della mia carriera. Il mio appartamento è bello, grande, forse troppo per me, ma io l'ho voluto così, forse per ripagarmi degli anni della mia prima giovinezza, vissuti miseramente in una sola stanza ed in 5 persone. Quelli che come me sono nati e cresciuti nelle vecchie case di periferia con ringhiere e gabinetti in comune, case annerite dalla polvere e dal fumo, possono capirmi. Per questo, proprio per questo, mi sono deciso a raccontare la storia della mia vita. Penso che la mia storia possa essere di conforto a molti nati poveri e sventurati come me e possa dar loro fiducia e coraggio. Ricordo che quando ero ragazzo, spesse volte mi chiedevo cosa sarà di me, cosa farò nella vita, quale sarà il mio destino. Riuscirò ad avere un posto dignitoso nella società senza dover chiedere l'elemosina per poter mangiare? Mi figuravo la vita come una strada lunghissima e mi chiedevo angosciato come avrei potuto percorrerla tutta nello stato in cui mi trovavo. Sapevo di non essere come gli altri bambini. Loro potevano correre, giocare e da grandi avrebbero potuto fare svariati mestieri. Io no. Io avevo poco da scegliere e la mia famiglia non aveva neppure i soldi per farmi studiare. Così davo sfogo al mio dolore, alla mia tristezza, cantando. Cantavo per le strade di giorno, di notte, cantavo nelle trattorie dove mio padre andava ad ubriacarsi la domenica, cantavo per un bisogno più forte di me. Il canto mi dava la gioia di vivere, mi sentivo un altro e la mia infermità spariva. Cantando attiravo l'attenzione della gente del mio quartiere che mi applaudiva e mi dava anche qualche lira di mancia. E quello per me era importante perché a casa mia regnava la miseria e la fame che molto spesso si faceva sentire. Spesso ero invitato ai banchetti nuziali e le mie tasche si riempivano di confetti che i miei amici dovevano raccogliere per terra o sotto i tavoli. La cosa mi faceva immensamente piacere perché pensavo di non essere loro inferiore, anzi. Quando cantavo, diventavo addirittura il personaggio più importante della compagnia. Cominciavo così a capire che la via del canto era quella che dovevo percorrere, anche se non sapevo che poteva essere fonte di guadagni. Pensavo che non sarei certamente morto di fame. I panini con il salame di cui sono sempre stato ghiotto non mi sarebbero mancati e che forse anch'io, appoggiandomi al mio bastoncino, avrei potuto percorrere più serenamente la mia strada. Ringrazio Dio e tutti i miei fedeli ammiratori che da anni seguono con amore e grande interesse la mia carriera, che dura ininterrottamente da molti decenni. Ho girato buona parte del mondo, vinto festival in Italia, in Europa e addirittura anche un festival mondiale. Ho interpretato più di 20 films, ho venduto milioni e milioni di dischi. Ho una casa grande tutta mia ed ho la più dolce ed affettuosa delle mogli, la mia Lina.